sicuramente il percorso alla Winning with Data Academy ha dato la possibilità di rafforzare la mia parte analitica e ottenere quelle competenze, quelle conoscenze e quegli strumenti che servono nei vari need del business per raggiungere soluzioni innovative nella maniera più rapida, più sintetica e più opportuna possibile. Sono sempre stato un amante del dato e dell'analisi del dato, però fino a ieri le nostre decisioni venivano prese essenzialmente sulla conoscenza del business e soprattutto sugli insight che provenivano dal mercato. Oggi sempre più cambiamo l'approccio alla scelta, alla decisione, perché saremo guidati dall'analisi del dato che confermerà la nostra intuizione. Il mio modo è cambiato cercando di trovare una correlazione tra quelli che sono i dati raccolti e l'evento che li ha generati. Indubbiamente il momento più significativo di questa Academy è stato il momento del business case. Perché? Perché è un momento di condivisione della conoscenza acquisita lungo tutto quanto il percorso ed è soprattutto un'opportunità per confrontarmi con altre persone della mia azienda con le quali normalmente non opero, e questo scambio di idee, questo scambio di conoscenza ha arricchito il mio background. Sicuramente la prima esperienza, la prima riunione che abbiamo avuto qui a Villa Blanc, perché è stato il momento in cui abbiamo iniziato questo percorso, il momento in cui ho compreso quale sarebbe stato poi il percorso che avremmo intrapreso tutti insieme e soprattutto dove ci avrebbe portato. Per me l'Academy è stata importantissima per l'integrazione. Vengo dal business I care e quindi ho avuto modo di conoscere colleghi di altri business e altre divisioni. Una cross-fertilization tra persone, tra ruoli e tra competenze diverse. Questo è il mio takeaway per l'Academy. Ce ne sono tanti di takeaway che mi porto a casa. Il mio bagaglio personale sicuramente si è arricchito innanzitutto di competenze, di conoscenze, ma forse la cosa più importante è stato il lavorare insieme, creare un network, rafforzarlo e costruirsi vari riferimenti che possono essere utili in futuro per riuscire a lavorare nella maniera più efficace possibile. Il mio consiglio è di buttarsi a pieno nell'attività, pensando che il business da gestire è il proprio business, è il proprio prodotto, è il proprio brand da lanciare. Perché quello che conta è il viaggio, è il percorso e non il risultato, e l'analisi che c'è dietro di questo.